Video veloce veloce giusto per dirvi un paio di cosucce. L'ho già detto su Instagram, ma siccome molti su Instagram non ce li ho, praticamente ho tutto su YouTube, perché ovviamente non è che sono partito da Instagram, sono partito da YouTube, quindi è normale. Ma quello che volevo dirvi è che si riparte a bomba, ovvero con due video al giorno, almeno ogni giorno, forse tranne la domenica, ma poi vedrò di aggiustarmi. Perché lo dico? Perché comunque sia, sto vedendo che Detective Pikachu come gioco non è molto gradito da nessuno, e in primis da me, nel senso che mi aspettavo qualcosa di diverso, e lo sto giocando, mi piace, però insomma non è Pokémon, non è classico RPG di Pokémon, però insomma può piacere, può non piacere, a molti non piace, e anche a me insomma, lo ripeto, non è proprio eccelso, però insomma ci si diverte abbastanza. Quello che volevo dire era che appunto si riparte con due video al giorno, perché comunque sia non è che posso ho talmente tanta roba da portare che non è che posso portarne solo uno di video al giorno, perché Detective Pikachu, a parte che mo inizio a caricare capitoli interi, quindi quello che dura dura lo carico tutto quanto, però insomma devo portare anche in Azum Eleven, un'altra serie di Pokémon Prisma, che comunque sia lo riprendo. Adesso che è finito Yo-Kai Watch, non so se porterò Busters, perché non so se esce, non so quando esce, quindi insomma è un po' complicata la cosa, e ho tanta voglia di portare altri video, ma alcuni vengono bloccati per motivi di copyright, e quindi o non partono globalmente, e quindi non partono neanche nelle iscrizioni, oppure mi copyrightano il video e non viene mostrato per nulla per problemi di copyright. E se poi ci si mette anche il bollino giallo a rompere le palle, allora lo vedete, se io su 2500, su 2400 iscritti, lo vedete in 10, per dire. Quindi insomma, è inutile provare a caricare video che verranno o bloccati globalmente, oppure prendono lo strike, cioè io ci prendo lo strike, perché con certi video c'è possibilità di prenderci lo strike, tipo Mario Odyssey l'ho bloccata perché sennò mi dava strike. Quelli che lo portano, senza fare nomi, ma anche youtuber italiani, è perché hanno una partnership con un certo network che compra i diritti di quel gioco, e quindi insomma possono caricare contenuti audio e visivi, o contenuti audio o contenuti visivi di quel particolare gioco. Quindi io non ho una partnership di questo genere, quindi me la prendo in saccoccia, per dirla in modo pulito. Mentre quello che volevo dire era che riporterò, insomma, in Azum Eleven lo sto riportando a truzzi e bocconi, nel senso che porto un episodio o l'altro, faccio uscire un mese dopo e non va bene. Quindi lo riporterò in pianta stabile, non so se proprio da domani o almeno questa settimana, però da lunedì al 100% tornano due video al giorno, che sia Detective Pikachu, che sia Pokémon, che sia quello che è, però tornano. E ripeto, Yo-Kai Watch comunque sia è una delle serie più seguite sul mio canale e piace anche a me tantissimo. Dovrebbe uscire Busters, però siccome hanno allungato ancora il ciclo vitale di Nintendo 3DS di un altro anno fino al 2019, è probabile che a noi slitta tutto quanto. Quindi, boh, va così, va. Niente, giusto questo brevissimo video per dirvi che comunque sia non vi allarmate, Detective Pikachu ci sta, ma dura poco. E che poi la cosa più importante che non ho detto è che sto traslocando l'appartamento di sotto, mentre io dove abito io sopra no, e quindi insomma è un casino di lavoro, e per questo ho caricato video di dubbia qualità ultimamente, solo giusto per questa è la cosa più importante per la quale non ho portato più video al giorno o video comunque sia più elaborati. Oltre al problema che ho avuto con la registrazione, con il rendering in Sony Vegas, ma quella è un'altra storia. Ci siamo capiti, no? E niente, detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!